Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e oggi ci ritroviamo su Final Fantasy IX. Allora ragazzi, scusate se ho lasciato un po' da parte Final Fantasy IX e Final Fantasy VIII, ma ho voluto comunque andare avanti con la Desertcraft in modo da finirla nel meno breve tempo possibile. Allora, dicevo che volevo concludere con la Desertcraft, in quanto comunque sia si tratta solo di crafting della Witchery, tra l'altro anche piuttosto noiosi, e poi anche della Towncraft, non è niente di che. E comunque, boh, quindi, cioè, a parte le quest comunque da completare della Witchery e della Towncraft, non ci restava nient'altro da fare all'interno della Desertcraft. Solo una cosa, cioè ci rimanevano da fare due mod che le quest non ci faceva praticamente neanche vedere, ovvero la Mechanism, che ho già iniziato, e l'April Energistic. Allora ragazzi, oltre al fatto che sto registrando praticamente quasi ogni giorno sulla Desertcraft, se non sbaglio ho 6-7 puntate da montare, da farvi vedere, eccetera eccetera, caricare tutto, quindi ci vorrà un bel po' prima di vedere il punto fino a dove sono arrivato con la Desertcraft. Per il resto, diciamo che arriverò a una cinquantina di puntate con la Desertcraft e poi chiuderò la serie, a prescindere dal fatto che le quest siano concluse o no, perché a quanto ho visto, Towncraft e Witchery non mi portano ad affrontare chissà quali difficoltà, almeno la Witchery no di sicuro. Abbiamo affrontato, non vi dico niente, però abbiamo affrontato qualcosa, però non era niente di che, diciamo. Di tua l'ho affrontato 3 volte, quindi per farvi capire. Allora, comunque, questo è Final Fantasy IX. Cosa dobbiamo fare adesso? Siamo nel continente esterno, quindi un nuovo continente equivale a dire nuovi paesi, nuove armi, nuovi oggetti, nuovi mostri da affrontare e, in quanto a mostri da affrontare, abbiamo imparato due nuove abilità. Una è Goblin Shot, che dal nome ci fa capire che possiamo impararla solo dai goblin che troviamo in questa zona e anche vicino all'Inblum, se non sbaglio. Poi un'altra abilità che abbiamo imparato è Vento Bianco, che ci permette di curarci. Recupera gli HP di tutti gli alleati e non costa neanche tanto in termini di HP, di MP. Poi per il resto vi consiglio comunque di divorare praticamente qualsiasi mostro vi capita a tiro. In caso ovviamente non vi dia l'abilità, evidentemente ce l'avete già, oppure il mostro in questione non vi dà alcuna abilità, ma è raro che succeda. Ok, entriamo nella nuova città. Quindi se vi ricordate bene, noi siamo venuti al continente esterno proprio per seguire Kuya. E chissà che fine ha fatto il nostro caro amato Kuya. Come ci ricordiamo bene, all'Inblum praticamente ha rubato l'idrovolante insieme a Hilda Garde, che sarebbe la moglie del re di Lindblum. E mentre che girano ovviamente ci fa una bella figura con Garnet. Arriviamo a Condé Petite, una città che non mi è mai piaciuta così tanto, se devo essere sincero. Però a me interessa più che altro il fatto che troviamo oggetti. Rieccomi, scusate, c'è il monitor che sta rompendo un po' le balle. Allora, dicevo che ovviamente essendo una nuova città potremo trovare nuovi oggetti, nuove armi e nuovi nuove abilità. Per quanto riguarda gli ETR, ragazzi, sto seriamente decidendo di non farveli più vedere, perché comunque sia vi consiglio di vederveli voi, perché alla fine che stia io lì a vedere tutto il discorso, che poi neanche mi interessa leggere, dato che ormai li so praticamente a memoria. Cosa c'è qui? Non c'è niente. Va bene, spostati. Andiamo qui. Dicevo che non è una noia per voi, è soprattutto una noia anche per me, dato che io non mi sono mai piaciuti gli ETR, diciamo. Intanto prendiamo questa lettera Amogunoshin e possiamo anche salvare. Una volta salvato, questo si tratta di un semplice negozio di oggetti, non è niente di che. Pozioni, code Phoenix, eccetera, eccetera. Un negozio di oggetti semplice.
Mentre qui troviamo una piuma Phoenix. Very good. Ma la piuma Phoenix era quella che potevo equipaggiare? Fa vedere. Non mi ricordo. C'era un oggetto che... Vabbè, boh, mi ricordo male, probabilmente. Ok, e qui invece abbiamo il nostro caro Ferramenta, dove possiamo comprare delle armi. Questa, nonostante sia un'arma che non abbiamo mai sentito, è un'arma di un personaggio con cui avremo a che fare tra un po'. Quindi diciamo che la vogliamo, almeno una la vogliamo. Poi vediamo, magi bracciale non ne abbiamo, direi di prenderne almeno tre. Tiara di lame almeno altre due le prendiamo. Capello Mikoshi ne prendiamo quattro, senza sprecare troppi guild. E vestito magico lo stesso, ne prendiamo quattro. Vediamo un attimo l'equip di Gina. Very good, cappello Mikoshi per noi, magi bracciale non lo posso equipaggiare, dobbiamo ancora imparare Scippatore con questo oggetto e poi per il resto è tutto ok, perfetto, vediamo se qui ci sono oggetti, non mi sembra. Ok, andiamo verso su. Che palle sti cavolo di ETR. Allora, qui si trova un oggetto. Ma dove dovevo salire? Da qui. Mi sembra che fa salire anche da qui. Se non erro. No, al contrario. Parla con Vivi. E vabbè, lui praticamente sembra conoscerci. Cioè, sembra conoscere Vivi, non sembra conoscere noi. E va a giocare con gli altri, va bene. Lasciamo Vivi giocare con gli altri. Qui, oggetti, niente. Va bene. Anche se sembra che qui non possiamo passare, insistete un po'. E potremo trovare un bel diamante. Non so perché stia funzionando così l'emulatore oggi. Ok, rieccomi qui. Che poi il diamante cosa mi fa imparare? Fammi vedere. Isotermia abracadabra. Buono. Tanto dovremmo darlo a un mostro amichevole il diamante. All'ultimo, se non sbaglio, un mostro amichevole. E qui troviamo un contacoppie. Praticamente ci sono state 99 coppie in tutta questa... Cioè, sono state celebrate 99 coppie, diciamo. Vediamo qui cosa c'è. Oggetti. Niente. Andiamo qui. Ok, in questa zona potremo ascoltare le loro conversazioni. Basterà fare così. E qui verremo a scoprire praticamente del segreto della Stellazio che c'è a Toleno nella fontana. E invece questa è la fontana che sta all'interno della caverna dei Q. E invece esiste. Perfetto, qui dentro non c'è altro. Ora non ci resta da fare che andare a ritrovare Vivi. Guardate la scenetta. Sì, è proprio bella da vedere, bella come un fiore. Cioè siete bru... Eccolo lì, avete visto qualcosa di strano? E Vivi ovviamente lo segue. Ma il mago nero è fuggito, ovviamente. E qui ci viene detto dove trovare il clan dei neri, o dei maghi neri, quello che è. Il bosco di sud-est, e lo vedremo tra un po'. E qua ci dà un indizio, il bosco dove non vivono le civette. E vedremo il perché. Strano. Ok, usciamo. Bene ragazzi, una volta fuori. Ah, tra l'altro mi stavo dimenticando. Qui abbiamo una ciocografia da prendere, un ciocco tesoro da prendere. Che è questo?
Vediamo, facciamo il giro. Che palla è lontana? Forse qua, sì, eccola qui. Vediamo se la becca al primo colpo. No. Ok, al terzo colpo. Very good. Piuma Phoenix, Coda Phoenix, Perilotto e Diamond Guanti, un oggetto utile per stenere Freysia. Very good. Ora, il bosco dei neri, cioè il clan dei neri, abita in questo bosco qui. Eccolo qui. Scendiamo dal ciocobo. Ed entriamo qui dentro. Ok, che sembra il ciocobosco di Final Fantasy VIII. Tra l'altro. Dovrei continuare anche quello. Forse mercoledì, vediamo. Ok, come ha detto Gina, guardiamo qui, c'è un cartello. E leggiamo civette, niente civette. Quindi seguiamo un'indicazione per niente civette. Ora, rileggiamo il cartello. Come vedete è rimasto lo stesso. Però non sarà sempre così. Quindi riandiamo a destra, evitando i mostri. Ok, Jiran e Vivi mi hanno imparato delle abilità. Quindi vediamo. Tu mi stai facendo occhio, però me lo sta facendo anche quell'oggetto lì. Level up, assolutamente. Andiamo anche ad attivarlo subito. Mi sembra che vuole 7 punti. Così e ok, e Vivi vabbè ha fatto bio, però non abbiamo, controlliamo il cartello ed è cambiato di nuovo e dobbiamo andare a destra. E abbiamo finito. Ecco il nostro mago nero che ci libererà la strada. Abbastanza bravi questi maghi neri. Villaggio dei maghi neri. Perfetto, ragazzi, che si spaventano a vedere una persona. Esagerati. E Vivi è felice come una Pasqua. Strano. Perfetto, esploriamo anche questa zona. Qua cosa c'è? Un elisir, very good. Entriamo qui dentro. Qui non credo ci sia qualcosa, a parte questa civetta con cui possiamo interagire. Allora, compriamo, ma penso che abbia gli stessi oggetti dell'altro. Con le petite, infatti. Vabbè, forse salvagenti ha in più, ma ne abbiamo già due. E non ce ne facciamo niente di un altro. Andiamo qui a destra prima. E troviamo Momo. Devo chiederti un favore, consegnerete all'estera? Consegneresti all'estera? A Mocchi, e va bene, gliela consegniamo. Altro? Non salviamo. E qua Quina vorrebbe mangiarsi l'uovo. Ma lasciamo perdere, andiamo avanti. E usciamo. Adesso veniamo. Se mi fa passare qui. Vediamo cosa c'è. No, cosa c'è qui dentro. Ma è ancora presto. Tu parli? Non parla. Nel mondo del pentagramma per voi un pezzo incantevole seguito dal coro Lumina. Va bene. Tesori, tesori, tesori. Virgo. Scusate un attimo.